Nella vicenda Lehman Brothers stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi. 10 anni fa Ennio Doris annunciava che Mediolanum sarebbe stata concretamente vicina ai clienti nella crisi Lehman Brothers. Oggi continuiamo ad esservi vicini per dare più soluzioni per i vostri risparmi, gli investimenti, per scegliere il mutuo e per proteggere voi e la vostra famiglia. 10 anni fa come oggi, consulenti da sempre. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati e anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Spread in calo dopo l'apertura italiana all'Europa. Manovra, le banche rimbalzano in borsa. Il risico dei fondi dopo MiFID 2. Da Consob a OCF, la rivoluzione si avvicina. Private Banking Awards, tutti i finalisti. Tutto pronto a Milano per IT Forum. Il muro italiano sembra vacillare, un'apertura incrociata all'Unione Europea, quella che arriva dalla maggioranza di governo. Dopo che il vice premier Matteo Salvini aveva dichiarato alle agenzie che la manovra non è un problema di decimali, ma di serietà e concretezza, gli ha fatto da coro il collega Luigi Di Maio. Per l'altro vice premier, se il governo dovrà limare a ribasso il target deficit PIL 2019 contenuto nella manovra, non è un problema perché quel che conta sono le misure per i cittadini. Nell'attesa di capire quali potrebbero essere i correttivi applicati, intanto lo spread BTP Bund si è portato in giornata sotto i 290 punti, segnando un minimo dal 7 novembre, dopo i 307 punti della chiusura di venerdì scorso. Banche sugli scudi a Piazza Affari, l'indice settoriale FTSE MIB Italia Banks, paniere di riferimento per i titoli di comparto, segna un rialzo che sfiora il 6%, sostanzialmente il doppio rispetto all'indice generale FTSE Italia All Shares. Il momento è quindi cruciale, soprattutto considerando che, in base all'ultimo rapporto di stabilità finanziaria pubblicato da Banca d'Italia, tra aprile e settembre il calo dei prezzi dei titoli di Stato italiani ha ridotto del 35% al 30% il peso nel paniere delle attività consegnabili dalle banche italiane a garanzia presso la BCE. Per quanto riguarda i singoli istituti, tra le big cap a Piazza Affari spiccano UBI Banca con un rialzo del 6%, Banco BPM in ascesa del 5,6%, Unicredit e Intesa San Paolo 5,3% e 5,4%. Bene poi anche Mediolanum in progresso del 7%, Anima 6,9%, Azimut 4,6% e Banca Generali 3,5%. Un ciclo di fusioni e acquisizioni nel settore dell'asset management. Per alcuni analisti è quello che potrebbe accadere nei prossimi anni. Si parte dalla presentazione del piano industriale di Generali. Il group CEO del Leone, Philippe Donet, ha annunciato l'intenzione della compagnia di espandersi nel settore dell'asset management, anche attraverso acquisizioni. Ma questa strategia di espansione potrebbe essere perseguita da altri grandi gruppi internazionali, visto che, con l'arrivo di MiFID 2, c'è una riduzione dei margini di profitto per le case di gestione, mentre la tecnologia sta cambiando i canali distributivi. In Italia, una delle possibili società al centro del risico potrebbe essere Anima Holding, che, accantonato il progetto di un polo nazionale del risparmio gestito con Poste, potrebbe finire nel mirino di un operatore industriale oppure entrare definitivamente nell'orbita del gruppo guidato da Matteo Delfante. Prenderà il via dal 1 dicembre 2018 il passaggio definitivo delle consegne tra Consob e OCF per la vigilanza sui consulenti finanziari e la tenuta di tutte le sezioni dell'albo. Consob diventa attività di vigilanza di secondo livello, mentre l'attività di OCF sarà sottoposta alla supervisione della stessa. L'organismo presieduto da Carla Rabitti Bedoni assumerà la titolarità dei poteri deliberativi sulla tenuta e la gestione delle tre sezioni dell'albo e della funzione di vigilanza cautelare e sanzionatoria. Sul sito dell'organismo sono pubblicate le modalità di iscrizione alle tre sezioni dell'albo. Arriva il momento della verità. Dopo una lunga selezione, il prossimo 27 novembre 2018 saranno assegnati i Private Banking Awards. Appuntamento quindi a Palazzo Mezzanotte a partire dalle 18.30. Quest'anno sono 23 le categorie in gara, con riconoscimenti a banche, società e professionisti che maggiormente si sono distinti nel mercato italiano nel corso dell'ultimo anno. Non vi resta che andare su bluerating.com per conoscere in anteprima tutte le nomination.
Tutto pronto per l'edizione milanese del DT Forum 2018. L'evento si terrà presso Palazzo delle Stelline nei giorni 27 e 28 novembre 2018, sviluppandosi lungo un percorso ricco di temi e proposte. Un evento poliedrico dedicato, oltre che al trading, anche agli investimenti, alla consulenza finanziaria, alla formazione e al fintech. Nella due giorni milanese, molte le conferenze e i workshop in programma delle sei aree tematiche che caratterizzano la manifestazione, arrivata alla 20ª edizione. Tra gli appuntamenti più attesi c'è sicuramente la premiazione dei Blue Rating Awards, in programma il 28 novembre, condotta da Marco Muffato, coordinatore di Blue Rating, si aprirà con la tavola rotonda delle 14.30 per poi proseguire con la vera e propria cerimonia delle 16. Il consiglio del giorno offerto da finanzaoperativa.com e Fincantieri per Arcos target a 1,65 euro dopo apertura a 1,037. La società inizierà probabilmente la ristrutturazione di Vard, controllata a 9 GES al 100% dopo il delisting da Borsa di Singapore. Ecco la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti in retail disponibili in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile in NAV. A guidare la classifica un punto di Schroeder, mentre ultima posizione per Parvest. Qui da Blue Rating News è tutto, come sempre un augurio di buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com